Ciao ragazze e benvenute nel video della mia morning routine edizione weekend speciale. Innanzitutto sto tantissimo tempo a fare le coccole con Pupi, dopodiché apro i miei social, innanzitutto Instagram, dove vi invito a seguirmi se ancora non lo fate, perché pubblico tantissime foto bellissime, tante storie. Il mio profilo è Carlita Dolce. Seguitemi però anche sul mio secondo profilo, mi raccomando, Carlita Shop Online, che è quello dedicato al mio shop che gestisco io, dove pubblico tantissime offerte, promozioni, regali. Infatti proprio adesso abbiamo in corso la promozione per la festa della donna, che durerà in esclusiva per voi fino a domenica, quindi avete ancora un po' di tempo per approfittare del 20% di sconto su tutto il sito con il codice sconto Festa della Donna. Ragazze, approfittate perché risparmiate tantissimo. Tutti i prodotti che vi mostro in questo video quindi li trovate su caritashop.com e vi ricordo che il codice sconto è valido anche sui gioielli. Questi sono appunto degli integratori che bevo ogni mattina, è una box che si beve ogni mattina, una boccettina, ha un effetto proprio dimagrante e drenante. Lo sto testando già da un po' di giorni, sono appunto al quinto giorno e mi sto trovando benissimo, quindi ve li consiglio, poi sono completamente naturali. E poi faccio la mia colazione sana, healthy ovviamente, con del pane di segale integrale con avocado e salmone. Ragazze, è buonissimo, provatelo, se magari avete voglia di salato è perfetta per voi. Inizio quindi a pensare a cosa indossare, quindi decido il mio outfit appunto della giornata, poiché siamo nel fine settimana, decido di vestirmi un pochino più elegante, quindi con questi capi un po' più di pizzo, di merletto, questa nuova giacca che ho comprato di recente da Bershka. Dopo vi farò vedere come sono indossati. Inizio quindi la mia routine settimanale, che quindi è un po' più approfondita, dedicata anche alla cura del corpo e dei capelli, non solo del viso. Accendo innanzitutto questa candela, che è una candela da massaggio molto molto buona e profumata, e poi inizio il mio scrub corpo con questo scrub al cioccolato, che ragazzi è buonissimo, toglie tutti i peli incarniti, lascia la pelle morbidissima. Mi lavo col bagno doccia aloe e calendula e poi passo questo burro corpo, che è molto molto carino anche come idea regalo, si scioglie sul corpo e a base di karité lascia la pelle morbida morbida e profumata. In alternativa anche la crema corpo alla rosa mi piace tanto. Poi passo il mio auto abbronzante. Io lo uso nella colorazione dark e lo uso su tutto il corpo e anche sul viso. Adesso mi dedico alla routine dei capelli. Questi sono tutti i prodotti che io sto utilizzando adesso. Faccio un impacco con l'olio di argan e lo lascio in posa sui capelli circa 30 minuti. Ragazze, provate, i capelli vi vengono lucidi, morbidi e corposi. E poi avete visto gli altri prodotti, shampoo, balsamo, maschere che utilizzo. Comunque metto tutti link nel box informazione sotto, così vedete tutta la lista dei prodotti che io utilizzo. Ho messo questo deodorante all'alume di potassio, il detergente intimo che è buonissimo, e adesso mi dedico alla cura delle mani. Questo è uno scrub allo zucchero per le mani, è buonissimo ragazzi, ha un profumo fantastico. Io lo uso sia sulle mani che sulle cuticole, quindi sulle unghie, e vi giuro dopo non ho neanche bisogno di mettere la crema, però io la metto comunque. Vi lascia le mani e le unghie perfette, come se voi aveste fatto la manicure. E lo uso proprio anche giornalmente per lavarmi le mani, in questo modo la pelle delle mani è sempre morbida e liscia. Questa crema mani è buonissima ragazzi, è al mango, vi giuro, ha un profumo pazzesco, io me la porto sempre dietro, mi piace tantissimo, anche perché oltre ad idratare le mani è anche illuminante. Comunque, come vi ho detto, vi lascio i link di tutti i prodotti nel box informazione, così li potete guardare meglio e capire meglio. E questi quindi appunto sono tutti i prodotti che vi ho mostrato per la cura del corpo barra mani che avete visto. Adesso ci dedichiamo al viso. Innanzitutto ovviamente nel fine settimana vi consiglio di fare uno scrub, questo è quello che sto utilizzando in questo periodo, che mi piace tantissimo, scrub al cioccolato. Ragazze, vi giuro, sembra di mangiare, di spalmarvi la cioccolata, è buonissimo. In più non irrita la pelle, quindi lo potete fare tutte, e vi lascia i pori puliti, vi toglie i punti neri, vi lascia la pelle morbidissima e liscia. Io vi giuro che lo utilizzo sempre perché lo adoro. E poi mi lavo il viso col sapone biologico, questo qua
purificante che è buonissimo, lo amo, infatti avete visto è quasi finito. Questo però lo uso sempre ogni mattina per lavare il viso, non solo nel fine settimana. E poi mi faccio una bellissima maschera purificante, questa è una maschera seboregolatrice, quindi contro puntinieri e brufoli e pori dilatati. Infatti quando la faccio subito mi spariscono appunto queste imperfezioni dal viso. Non vi consiglio di schiacciare i puntinieri assolutamente, io non li tocco, non ce li ho, basta mi faccio questa maschera e sto a posto, quindi seguite questo mio consiglio, basta una buona maschera e state a posto. Dopo circa 10 minuti mi vado a sciacquare e applico a questo punto una maschera invece idratante e illuminante. Ci tengo tantissimo a prevenire anche appunto il grigiore dal viso, appunto le rughe. Questa è una maschera illuminante che appunto idrata tantissimo, effetto glow. Vi metto il link nel box informazione, ragazze, è una maschera buonissima che appunto vi illumina, vi idrata il viso, previene le rughette eccetera. Adesso mi lavo i denti con il mio dentifricio sbiancante all'olio di cocco e poi applico questo siero. Questo è un siero alle vitamine per il viso, lo metto su viso e collo ed è un siero appunto che va a rivitalizzare, illuminare il viso e a prevenire le imperfezioni. Dopodiché applico la crema all'olio di marula, che è buonissima questa crema, appunto una crema leggera ma molto nutriente che lascia il viso luminoso senza imperfezioni, previene anche segni di espressione. E su contorno occhi lo conoscete benissimo, il mio contorno occhi preferito, questo qua di Apiarium, è buonissimo, infatti anche voi lo comprate tantissimo su caritashop.com perché è molto fresco e asciutto, previene sia le occhiaie che le rughette. Io come al solito, lo sapete, lo applico anche su contorno labbra. E questo balsamo labbra, ragazze, dovete provarlo, è alla menta, quindi ha un effetto volume, è molto molto buono, anche il sapore è molto fresco, è molto molto piacevole. A questo punto la candela, vedete che ha profumato tutto il bagno, la potete utilizzare anche per fare un massaggio sul vostro corpo. Questi quindi sono i prodotti che ho utilizzato per la mia routine viso settimanale, che vi consiglio di provare, avrete una pelle veramente bellissima. Quindi adesso abbiamo finito la routine corpo, capelli e viso, siamo pronte per vestirci, anzi no, ci dobbiamo truccare ovviamente. No, io nel frattempo mi sono vestita, però vi faccio vedere dopo l'outfit, ovviamente mi dedico al trucco. Tutti i prodotti che vedete in questo video ve li metto nel box informazione sotto e sono i miei prodotti preferiti per fare la base. Quindi avete visto, utilizzo due correttori, uno per le occhiaie, uno per le imperfezioni, quello di Nabla e quello di Alchemilla. Poi utilizzo la BB cream della Saponaria, che è ottima, leggera, naturale, quindi non vi causa le impurità, le imperfezioni. Poi utilizzo tutti i blush e bronzer, questi di Nabla, sono buonissimi, l'illuminante. Comunque vi metto tutti i nomi precisi nei box informazione sotto, così li potete acquistare, sono buonissimi. L'eyeliner che mi chiedete sempre, io utilizzo questo qua, che è quello di Nabla a penna, ragazze, ve lo straconsiglio, lo trovate ovviamente su caritashop.com ed è un prodotto che veramente, se lo so utilizzare io, vi giuro, è di una semplicità estrema. Quindi finalmente ho trovato il modo di farmi una riga di eyeliner in modo semplice e veloce. E poi utilizzo questa palette di ombretti opachi, appunto per fare un trucco molto molto neutro, perché con l'eyeliner non mi piace tantissimo utilizzare colori, quindi mi mantengo su un marroncino un po' bronzato e un bronze, diciamo. Poi utilizzo, appunto, avete visto, ho utilizzato sia la palette sul Blooming che la Dreamy, che ha un punto illuminante, un punto luce bellissimo, e faccio le sopracciglia utilizzando sia la matita che anche questo qua. Questo praticamente è tipo un ombretto cremoso che viene utilizzato proprio per le sopracciglia, ragazze, è bellissimo. Mascara ovviamente, e poi alla fine tocco finale con la spugnettina, la blender questa di Nabla, lo passo su tutto il viso per fissare il trucco. Provate questo trucchetto, vi durerà il trucco tutto il giorno. La tinta labbra nude è bellissima, vi metto il link nel box informazione. Questo è il mio look finito con le mie collane, i miei orecchini, che vi ripeto anche loro sono scontati. È il mio outfit un po' elegante, però comunque molto alla moda e fashion, non so, fatemi sapere se vi piace. Ho visto che si stanno portando tantissimo questi top con merletto e le giacchette sopra, quindi ho voluto provare. Ragazzi,
ragazze, quindi questo è il mio look finito. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso sono andata praticamente a cena fuori, ho mangiato dei meravigliosi bucatini, quindi adoro. Vi auguro una buona giornata, vi aspetto su caritashop.com, vi ricordo il codice sconto Festa della Donna per avere il 20% su tutto il sito. Approfittate, è valido fino a domenica, fate in fretta. Ciao, buon appetito, buon fine settimana e al prossimo video. Mi raccomando, lasciate tanti like a questo video se volete altre morning e night routine. Ciao! È freddissimo! Vieni, Pupi! Come... Aspetta, come faccio finta di dormire? Come dormo realmente? Ciao Dario! Come stai? Non chiudi gli occhi, però la bocca normale, no, così. Sei manca a me, sei felice? Sei felice? Sì, vabbè, passiamo direttamente alla scena della colazione, dai, basta. Ma no, ti giuro, adoro, sembra di spaparsi la Nutella. No, te lo devi fare, è un po' bello. È bello, però, dove è lungo? Devo registrare, quando cosa già fa?